Amici di Motori a 360 gradi, siamo al Museo della Mille Emilia. Siamo quasi in vista d'arrivo della fine stagione e andiamo a scoprire personaggi che hanno fatto la stagione 2020. Parliamo di Romano Pasquali, personaggio eclettico che è sempre stato dietro le quinte, ha iniziato a correre ancora 30 anni fa col papà Renato e adesso corre con le figlie, però ha voluto chiudere la stagione con una scorta dalla DP Autosport, dall'amico Pedrocchi, al Rally Mondiale di Monza. Il servizio. Amici di Motori a 360 gradi, siamo in una bellissima azienda perché la produttività bresciana è collegata al mondo dello sport. C'è una tradizione, un passaggio di testimone dalla passione di quanto c'è nella famiglia Pasquali, ma tutto si coniuga anche con l'attività imprenditoriale, perché il mondo del rally è bello, il mondo del rally dà soddisfazione, dà adrenalina. Ma se non si ha un conto corrente in banca per poter correre, non si corre. Parole sante, tanti sacrifici per poter avere qualche soddisfazione durante la corsa. Tra l'altro l'amico è fresco in tutti i sensi dal ritorno dalla settimana scorsa del Rally Mondiale di Monza, dove si è corso all'ultimo appuntamento al campionato mondiale, dove si è assegnato il titolo, si è per la settima volta portato a casa il mondiale. E qui mi aggancio, anche perché l'amico è anche consigliere di una scuderia storica e blasonata come la Mirabella Mille Miglia, che aiuta i grandi piloti come Mabellini, come un pilota della Valsabbia, se non sbaglio, vero? Il grande Albertini. Il grande Albertini, che si dimentica di venire alle feste a ritirare il premio di motori, ma questo è un altro discorso. Quando col papà e con te ci siamo visti alla Mille Miglia, lì siamo 30 anni fa, penso, sì. E avevi una splendida Megane, giusto? Esatto. Dall'autorella. E c'è ancora. C'è ancora. C'è ancora in garage, sì. C'è ancora, sei legato a questa macchina? Ma diciamo che è la prima macchina che mi ha dato delle soddisfazioni, insomma. Anche se, diciamo, ho debuttato con la 1 negli anni 80, però ho sempre avuto tante difficoltà, soprattutto meccaniche, con questa macchinina. Poi chiaramente facendo il salto di qualità mi ha dato delle grandi soddisfazioni, mi ricordo quando l'ho comprata primo anno e avevo fatto, mi sembra, primo assoluto alla Valli Bresciane, terzo assoluto a Prealpi Aerobiche e quarto assoluto, che non è un rally facile, e quarto assoluto a Coppa Valtellina, cioè mi sembrava una cosa stratosferica. Tra l'altro, quando tu parlavi della 1, era ai tempi del debutto di Dalla Villa Fappani, perché anche loro fecero il campionato 1. Io ho cominciato prima, perché sono chiaramente più vecchio. Io ho cominciato nell'86 con la 1 Turbo, prima gruppo N, poi gruppo A, e poi nel 99 ho comprato la Megane. E da lì è stato col papà, è stato un sodalizio oltre che lavorativo. A proposito, la Nordon cosa fa? La Norton costruisce giunti di trasmissione, questi giunti vengono impiegati principalmente, diciamo, nel campo siderurgico, campo energetico, comunque dove c'è un movimento rotatorio da trasmettere, qui c'è un giunto, poi ci sono vari tipi di giunti, dall'elastico al dente, insomma. Abbiamo parlato del Mondiale a Monza, una bella soddisfazione, tra l'altro con l'amico Pedrocchi, con una Skoda, una Evo, ultima evoluzione, perché tu sei sempre stato alla ricerca di macchine innovative e evolutive, perché questa Skoda dà grandi soddisfazioni. Sì, questa R5 nella... Esatto. Cioè, per uno come me, che chiaramente è nato sulla 1, cioè saltarsi con le macchine qua è una roba impressionante, forse anche incredibile. Poi collegandolo al fatto di poter andare a fare un rally mondiale, cioè è stata una cosa che fino a poco tempo fa era una roba impensabile.
Però ce l'hanno servito su un piatto d'argento, l'hanno fatto qua a Monza, Non potevi non qua era. di Brescia, con le prove che sono a Bergamo, insomma, abbiamo detto qua Che tra l'altro tu conosci bene. sì, abbastanza bene, quindi abbiamo detto qua bisogna andare a farlo. Anche lì a Bergamo io mi ricordo un appuntamento sempre sotto la neve su un Selvino, nevicata, non so se era il Rally d'Emilia o qualcosa del genere, Forse la Ronda di Selvino. la Ronda di Sì, Selvino. che anche là, sì, una volta aveva nevicato, una volta aveva addirittura grandinato, mi Esatto. ricordo. È stato un po' penalizzato questo rally mondiale sotto l'aspetto meteorologico. Certo che se poi lo paragoniamo a Monte Carlo Sì, però ci esatto, sta. però uno che va a fare il Monte Carlo lo sa che è così. Qua penso che i vari piloti del mondiale pensavano di venire in Italia a trovare il sole, le temperature miti, mentre invece si è rivelato tutta un'altra cosa. Com'è sedersi e guidare le macchine di P Autosport, di Guarda, Pedrocchio? le macchine sono praticamente perfette e soprattutto c'è una cosa importante, che i Pedrocchi c'è una preparazione tecnica non indifferente, nel senso che se tu gli esprimi qualche dubbio, qualche problema o qualche sensazione, lui subito riesce a gestirla e a portarti la macchina nella direzione in cui vuoi te, insomma. Tu quest'anno hai fatto poche gare, Sì, tre come forse. tutti esattamente. Abbiamo fatto il Casentino con la Skoda, il San Martino di Castrozza con l'X19 gruppo 4, Qui si parla di auto storico, storico, e poi abbiamo fatto che questo. eravate in Eravamo in coda coda alla gara di campionato WRC. È bello questo mix di auto moderne e auto storiche, vedere il passato, il presente e il futuro. Sì, questo qua è proprio. Cioè, è la mia passione, nel senso che tu puoi darmi in mano qualsiasi roba, che io vado con tutto, cioè mi diverto con tutto, Hai uno basta. spirito decubertiano, Basta l'importante è sentire il rumore, partecipare. importante partecipare, però anche godere, insomma, guidare. Certo. Com'è correre prima col papà e con la figlia adesso? Destra 3, gira gira. 30. Dosso in sinistra 3. 30. Al rail sinistra 3 in destra 3 più. Poi sinistra 4, 30, al cartello sinistra 5 in destra 3. In sinistra 5, 80, al cartello destra 3 più lunga lunga. 50, sinistra 3 più più gira. Beh, diciamo che sono due cose un po' differenti, nel senso che papà spesso e volentieri mi spronava e in questo caso invece sono io a spronare le figlie, Si è insomma, riversato si è ribaltato un po'. Anche loro, chiaramente, loro non è che hanno la passione che aveva mio papà e che ho io. Le ho tirate dentro Quindi perché hai due figlie che due corrono. figlie che corrono. Però al mondiale eri con Al mondiale ero col grande Quistini, perché questo qua è un navigatore esperto. di esperienza con cui tu vai via tranquillo. Difatti anche mia figlia mi ha detto no, guarda, non me la sento, la gara è un po' impegnativa, lunga, in effetti ci sono anche dei regolamenti un po' differenti. Beh, è un mondiale, È un ragazzi. mondiale. E proprio si giudicava il mondiale qua in Esatto, e Italia. poi vedevo proprio la classifica dove c'erano tutte le penalità che hanno preso i vari equipaggi. Noi siamo uno dei pochi a non aver preso penalità, quindi anche questo è merito di Andrea Quistini, che La preparazione, si è rilevato veramente. la professionalità non la inventi da sera alla mattina. Esatto, poi anche lui ha una grandissima passione, quindi con la passione lo porta a fare Certo. queste cose. È un peccato che però a livello Italia non ci sia un pilota emergente, al di là delle qualità di Albertini, ma Bellini, che tra l'altro complimenti perché è andato alle Canarie, ha vinto, però cioè non c'è i vari Andreucci che ormai alla tua età può ritirare la pensione, però vince ancora. E non ci Ma sono non è più i quello il Biagion, discorso. non c'è una federazione forse che Brava, spinge, c'è una federazione che ci come può crede. essere la Francia, i finlandesi e tutto il resto. Poi parliamo chiaro, cioè qua in Italia vedono solo il calcio. L'automobilismo è uno sport di serie, non dico di B, ma di C o di D. Sai cosa mi ha lasciato deluso? La Gazzetta dello Sport ha fatto 5 righe in una testina alta per un mondiale che si è corso
qua in Italia. Roba che negli anni, quando io scrivevo per un quotidiano locale, facevamo le pagine. Esatto. A proposito, Mille Miglia quest'anno ritornerà nel CIR. Nel CIR, esatto. Sarai al via, sarai il protagonista. La data ti piace a settembre? La data mi piace. Salò ti piace? Salò, molto bello. Ci vorrebbe magari qualche prova tipo Tignaga. Ecco, io ho lanciato l'idea. Ma l'idea, penso che ce l'abbiano tutti. Comunque quella lì è una prova da mondiale, come ha fatto queste qua a Bergamo. È una cosa, sarebbe auspicabile, visto che l'hanno fatto a Bergamo il mondiale, si poteva fare anche a Brescia. E difatti, magari lasciando Monza. Ma sai, lì a Monza poi ci sono gli interessi economici dell'ACI e tutto il resto, esatto. E quindi, ma è giusto però così. Sarebbe un sogno per uno come me che... Certo, sarebbe un sogno per noi bresciani fare un mix Brescia-Bergamo, come era nel sogno dell'ACI di Brescia anni fa, addirittura col presidente Bontempi, esatto. con tanti personaggi della Mirabella che lavoravano in tal senso, però forse abbiamo perso il treno. Però l'abbiamo recuperato al volo. Quindi un 2021 che ti vede ancora protagonista? Protagonista, diciamo. Ti diverte? Sì, esatto. Cercherò di fare qualche gara e via, insomma. Ecco. Poi adesso abbiamo Norton Racing, che è una piccola realtà, una piccola scuderia dove siamo un gruppo di amici. È entrato anche un amico... Gibellini, che anche lui era a Monza, ha cominciato da poco a correre, e questo qua c'ha un entusiasmo che sembra un bambino dell'asilo. Cioè, tu gli dici una cosa, cosa ne pensi, se lui l'ha già fatta. E allora con questa gente riusciamo anche... C'è un ricambio anche generazionale, anche di passione. Brava, e quindi... Cioè, se c'hai una, anche te, se c'hai una spalla, vai avanti, sei da solo, a volte dici vabbè, chi me lo può fare? Ma effettivamente quando crei la squadra, quando crei il team, sei affiatato, e poi quattro occhi vedono più di due, due teste ragionano di più, però complimenti a voi che date sempre la possibilità ai giovani di correre. Per dirne una, questo Stefano Gibellini ha già prenotato la squadra per il Mille Miglia l'anno prossimo a Pedrocchi. Quindi dovremmo fare anche il Mille Miglia. Vabbè, io pensavo di andare in pensione veramente, però chiudiamo alla grande. Anche perché poi, tra l'altro, no, magari essendo vecchio e rimbambito, tu hai fatto anche una Malegno Buono, se non sbaglio. Ne ho fatte diverse. Sì. Anche lì con la Mégane. Con la Mégane, con la Clio, forse anche con la 1, adesso non mi ricordo. 50 anni della Malegno Buono. Doveva essere quest'anno, però ormai è inutile ritornare su quello che è passato, guardiamo avanti, quindi un 2021, un Romano sempre impegnato. Mirabella sempre nello sport, Mirabella Norton impegnata, Pedrocchi impegnato, motore impegnato. Bene, cosa vuoi di più della vita? Niente, la salute e basta, la cosa più bella. Siamo alle ultime puntate della stagione. Chi meglio di te può dire ai giovani gli auguri di Natale in funzione sportiva? A te, Romano. Gli auguri di Natale, io spero, allora, come tutti, penso che questa pandemia ci lasci un po', come si può dire, esprimerci nel nostro campo, nel nostro automobilistico, come in altri campi sportivi. Ecco, gli faccio un tantissimo auguri di buon Natale, di buone feste a tutti, e sperando l'anno prossimo appunto di ricominciare la grande nostra passione. Bene, ringraziamo Romano Pasquali della sua ospitalità. È sabato, ci ha aperto l'azienda, e intanto ho perso di vista Mario Del Bono, che sarà andato sicuramente a vedere, a filmare l'attività, il tuo core business che ti permette di divertirti. Che dire, noi continuiamo a far finta di lavorare, ma alla fine quello che ci accomuna è solo la passione, perché chi ce lo fa fare a sabato mattina? A dopo.
Un dicembre speciale da Brescia Motori, concessionaria Jaguar e Land Rover. Acquista da noi l'auto nuova che preferisci. Per tutto il mese di dicembre ti regaliamo il monopattino Segway Mindboot Max G30. Oh, 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 Merry Christmas! Brescia Motori, a Brescia in via Orzinuovi 38/40, 030 350 48 11. You drive electric? What do you mean I drive a Mercedes? Nuova EQC. Enjoy electric. Scoprila negli showroom EQ Mercedes-Benz. Quando inizia il tuo futuro? Quando inizi a immaginare e a progettare la vita che desideri? Immagina strade nuove da percorrere in tranquillità con chi vuoi e come vuoi. Immagina uno stile di vita migliore, giorno dopo giorno. Immagina la sicurezza e la serenità della tua casa e della tua famiglia. Puoi arrivare dove vuoi, con un grande partner italiano, sempre al tuo fianco. Generali, il futuro inizia prima. Non smettiamo di sognare. Non smettiamo di cercare il bello nelle cose che ci circondano. Non smettiamo di guardarci intorno. Non smettiamo di guardare avanti. Nuova BMW Serie 4. L'estetica delle emozioni. Avete visto l'umanità di queste persone che amano questo mondo bellissimo del rally. Adesso ci spostiamo nel prodotto, siamo alla Brescia Motori con Silvia che è andata con Mario Del Bono a provare questa nuova vettura elettrica, la Jaguar E-Space, il servizio. Ed eccoci qui con Alberto e il Giaguaro 100% elettrico. Oggi andiamo appunto a sperimentare la guida elettrica. È una guida particolare perché cambia proprio lo stile, la modalità. Possiamo guidare anche solamente con un pedale. Acceleriamo ed deceleriamo. Perché cosa succede, Alberto? Buongiorno a tutti, eccomi qua. Sì, con la vettura elettrica è possibile usare un unico pedale, in quanto quando io tolgo il piede dall'acceleratore, automaticamente la macchina rallenta da sola perché si carica con una frenata rigenerativa. La cosa che vorrei farti provare, appena riuscirai a uscire, è questo tipo di guida. Vorrei farti provare il silenzio, che proverai all'interno della vettura, e vorrei farti vedere la nuovissimi sistemi di infotainment che questa macchina è dotata. Che altro posso raccontarti? Devi uscire a provarla. Ecco, un'unica raccomandazione, sono molto geloso, un girettino intorno alla concessionaria e ti aspetto. Va bene, ci impegneremo, massimo 2 minuti, facciamo il giro dell'isolato e siamo qui, tornerà sicuramente Linda. Ok, ci conto. Ragazzi, non con poca invidia, vi auguro un buon giro e a dopo. Ho le chiavi, ciao! Amiche e amici di Motori 360 gradi, sono appena uscita da Brescia Motori con le chiavi in mano, perché questa volta andiamo a provare una Jaguar completamente elettrica, la E-Pace.
L'I-Pace è una 4x4, quindi oggi con Mario andiamo a vedere se troviamo un po' di neve e andiamo a trovare anche delle situazioni un po' off-road. Vettura così prestazionale, sportiva, insomma, impugnando il volante mi sembra che manchi qualcosa, eh sì, i pados al volante, ma su un'auto elettrica non servono. Avete visto che bellissima vista mozzafiato su tutta la città di Brescia? Ecco, la nostra I-Pace abbiamo insomma fatto qualche curva, qualche tornante per metterla sotto prova e siamo arrivati qui sui colli bresciani, ai Ronchi. Io ci tengo tanto a sottolineare sempre tutte le località perché magari possono essere anche di vostro interesse raggiungerle. Beh, insomma, sotto il cofano, qui abbiamo due motori, un motore elettrico anteriore e uno posteriore, che sprigionano la potenza di 400 cavalli. Ebbene, facendo tutti questi tornanti e queste curve, insomma, si sente proprio la vivacità del motore, è veramente briosa. E poi ha una coppia che, abbinata comunque alla trazione integrale, dà e dà veramente molto. Guardandola bene, non ti aspetteresti che questa belva sia così potente, ma invece lo è assolutissimamente. Però adesso io ritorno a bordo e voglio farvi vedere come si mette in moto, perché cambia un attimino anche per quanto riguarda l'estetica interna. Allora, queste sono le chiavi con un bellissimo portachiavi Jaguaro che posizioniamo qui così non le perdiamo e non vanno in giro per la macchina. E premiamo con il nostro piede ovviamente destro sul freno, pulsantino start and stop. C'è una portiera aperta perché in questo caso noi abbiamo il nostro Mario che ci sta seguendo adesso con la telecamera, ma guardate un po' cosa manca. Manca il cambio, perché la Jaguar I-Pace funziona con 3 semplici pulsanti, quindi è una guida semplicissima, ideale, adatta per tutti. D sta ovviamente per drive, la R, guardate un po', c'è una telecamera pazzesca, possiamo vedere in ogni angolo come parcheggiare questa piccolina Jaguar, che tanto piccolina poi non è. Della Jaguar I-Pace mi ha colpito molto comunque l'abitacolo, perché guardate un po' le linee, il design è pulito, è semplice, è tutto portata di mano, molto futuristico, molto touch, però gli elementi essenziali sono veramente a portata di mano, quindi i comandi per la nostra guida, qui ci sono tutti gli aiuti di assistenza alla guida, di aiuto, e le 4 frecce che spesso si usano proprio in emergenza sono qui visibili sia dal conducente che dal passeggero. E l'aria che si respira, l'atmosfera è comunque molto gradevole e raffinata, i materiali, pelle di prestigio comunque, traforata. La plastica è una plastica soffice al tatto e quindi un materiale veramente prestigioso che ritroviamo, e il comfort è per 5, ma si sta benissimo in 4 adulti, anche se il tetto, come potete ben vedere, è un po' spiovente da coupé.
sorriso, un sorriso per Jaguar. Infatti guardiamo il suo frontale con la mascherina tipicamente Jaguar e poi i suoi occhioni, questi bellissimi fari anche a LED che si illuminano al calar del sole. Che meraviglia! Posizionati vicino al cofano motore che richiamano le biposto F-Type. Eh sì, con la nostra I-Pace abbiamo sprigionato tutti i cavalli su queste curve e tornanti velocissimi e molto emozionanti, perché questa strada è una strada veramente storica e molto conosciuta qui a Brescia, perché stiamo parlando della Maddalena, una famosa gara di cronoscalata, e noi l'abbiamo percorsa con un'auto 100% elettrica. Arturo Merzario intorno agli anni 60 vinse con un Abarth 3000. Attilio, dalla regia mi dicono divertiti. Detto e fatto. Ahimè, non abbiamo trovato la neve, ma abbiamo trovato la nebbia. Un altro punto molto importante e un plus ultra per l'I-Pace sono le sospensioni, perché assorbono tantissimo tutte le asperità del terreno. Poco rumorosa, silenziosissima, e questo ne fa veramente un plus ultra. Quanto è bella Brescia! Ecco, noi siamo arrivati qui al castello che vedete proprio alle spalle della nostra I-Pace. E adesso andiamo a parlarvi di ricarica! Un nuovo effetto di colore per la nostra I-Pace, con queste tinte bescioline spruzzate. Ma no, questo è fango, poi andiamo a lavarla, siamo stati noi mentre la provavamo. Comunque non ne abbiamo ancora parlato, ma adesso entro a fare un focus per quanto riguarda la ricarica. Ecco, lo sportellino è qui davanti nella parte anteriore, come vedete questa è la presa. I tempi di ricarica, sono quelli che sono necessari per ricaricare una vettura così potente. Ci vuole circa un'ora per una colonnina esterna, circa due per la wall box, e per una presa domestica occorre invece un po' di più tempo. Ecco l'autonomia, quanta ne basta anche per fare una bella fuga fuori città con andata e ritorno. Vi aspetto a Brescia Motori. Amici, siamo arrivati alla prova bagagliaio, quindi un click e voilà che si apre. Come potete vedere è capiente, sì, è anche un bel tappetino antiscivolo, qui sotto poi troviamo ancora dello spazio, e ovviamente i sedili sono ribaltabili e quindi acquistiamo ancora più spazio. Vediamo se ci stiamo tutte. Non scivolo, Vi aspetto a Brescia Motori, ovviamente fuori dal bagagliaio. Prova finita, ahimè, restituisco le chiavi. Ok, c'era molto fango in Via Orzi Nuovi, immagino. No, tutto bene? Tutto benissimo, solo qualche pozzanghera. Beh, devo dire che ci siamo veramente tantissimo divertite. Provata la guida con un piede solo? Solo con un piede, per fortuna solo con un piede. E noi donne abbiamo il piedino un po' pesante. Non stento a crederlo, però comunque ok. Però sono tornata ancora con una buona autonomia e quasi quasi posso fare un altro giro dell'isolato? No, però ok. Va bene, andiamo all'autolavaggio, che mi diverto anche lì. No
Nuova carrozzeria Aurora effettua lavorazioni di carrozzeria anche in giornata, ricambi originali, vernici top di gamma, vetture sostitutive, assistenza e soccorso stradale. Non solo, si riparano cristalli e danni da grandine. Scopri le nostre convenzioni con le migliori compagnie assicurative. Nuova carrozzeria Aurora, dal 1967, un lavoro a regola d'arte. La passione ci porta ovunque. L'innovazione è nel nostro DNA. Suzuki Natura Hybrid, carattere 4x4. Suzuki Hybrid, tecnologia da incentivi. Across plug-in, elettrica sempre, ibrida quando serve. Suzuki. Continueremo a scegliere il giorno sbagliato. Saremo disordinati, come lo siamo sempre stati. E dovremo trovare delle soluzioni. Sarà tutto come sempre. Ma con l'elettrico Renault sarà tutto diverso. Nuova Renault Zoe, Electric for Everyday. You drive electric? What do you mean I drive a Mercedes? Nuova EQC. Enjoy electric. Scoprila negli showroom EQ Mercedes-Benz. Bellissima vettura, belle le scenarie, umidità a mille, sembrava di essere nelle campagne inglesi. E a proposito delle campagne inglesi, continua la campagna del monopattino elettrico. Ogni vettura, ogni acquisto che fate presso la concessionaria Brescia Motori, vi verrà omaggiato questo bellissimo monopattino, il servizio. Amici di Motori a 360 gradi, siamo in via Ozinuovi, la concessionaria Brescia Motori, concessionaria di due brand importanti, Jaguar e Land Rover. Vedete alle nostre spalle il nuovo Discovery Sport, le linee filanti, linee che accattivanti, motorizzazione fantastica, però Brescia Motori ha pensato anche a essere un po' Papà Natale. Dal 1 dicembre al 31-12, per qualsiasi vettura che voi andrete ad acquistare all'interno della concessionaria Brescia Motori, in via Ozinuovi, la proprietà vi regalerà uno scooter elettrico. Questo perché? Per abbinare il mondo delle quattro ruote al mondo delle due ruote. Nuovo Discovery ha all'interno tutta la concezione di ecologia, quindi è sembrato giusto a Brescia Motori regalare, omaggiare ai futuri acquirenti di Scoferi e di altre vetture all'interno di Brescia Motori questo bellissimo e simpaticissimo e elegantissimo monopattino elettrico. Questo per dare la possibilità di viaggiare a 360 gradi in tutta sicurezza, rispettando l'ambiente, dalle 4 alle 2 ruote. Ricordate, dal 1 di dicembre al 31-12, qualsiasi vettura, Land Rover, Jaguar, che voi comprerete all'interno di Brescia Motori, vi verrà omaggiato un bellissimo monopattino elettrico. Così potete soddisfare le vostre esigenze, quelle della moglie e anche quelle dei figli. È proprio un acquisto a 360 gradi.
Bene amici di Motori a 360 gradi, siamo all'ultima parte di questa puntata, avete visto abbiamo parlato di rally, abbiamo parlato di prodotto e non potevamo chiudere questa penultima puntata con l'amico Paolo Mazzetti, non vi dico gli incarichi che ha, li scoprirete su YouTube, perché parliamo della stagione che abbiamo appena, che è alle porte, un 2020, siamo stati ospiti da Paolo in Coppa Mazzotti, alla Mille Miglia, ma perché devo parlare io? Parla Paolo. Beh, in effetti Attilio mi invita perché vuole lavorare poco e fa fare tutto a me come abbiamo fatto per tanti anni lavorando insieme. Allora, innanzitutto scusate, buonasera a tutti, bentrovati, grazie per l'invito. È un piacere. Siamo a fine anno e insomma è il caso un po' di tirare le somme. Ovviamente pensare a un altro anno come è stato il 2020 fa tremare i polsi, assolutamente speriamo che non si ripeta più, è stato un anno difficile per tutti e per tutte le cose, quindi anche ovviamente per le manifestazioni automobilistiche. Tutto sommato però approfittando anche di un paio di finestre e devo dire anche della professionalità di tanta gente, a cominciare dalla Mille Miglia che si è svolta nella massima sicurezza e ricevendo una valanga di complimenti da partecipanti, addetti ai lavori, autorità, c'era, lo sapete tutti, molta perplessità prima che la Mille Miglia si partisse per gli effetti che poteva avere. Al contrario, con tutte le norme rigidissime, severissime, i protocolli convenuti con appunto le varie autorità locali e nazionali, si è svolta nella massima regolarità e assolutamente senza pericolo per nessuno. Di sicuro è stata una Mille Miglia diversa, così come è stata una Coppa Mazzotti diversa che si è svolta 10 giorni prima, con le stesse ovviamente regole, le stesse normative. E, però mentre la Mille Miglia, la Coppa Mazzotti è una gara d'autunno, la Mille Miglia nei suoi 93 anni di vita non si era mai disputata in un mese autunnale, ma sempre in primavera. Però tutto è andato molto bene, anzi forse il fatto che ci fosse, come hai visto Attilio facendo il percorso, essendoci meno traffico ed essendo venuti meno così turisti al seguito come capita gli altri anni dall'estero, era tutto più scorrevole e devo dire che grazie anche alle veramente centinaia, migliaia di persone schierate di servizio per far rispettare il distanziamento, ma anche i passaggi nelle varie città, nei vari centri, è stato molto molto regolare. Abbiamo dovuto rinunciare alle strade più strette, quindi vi faccio un esempio, tu conosci bene Attilio il quartiere antico medievale di Viterbo, dove il pubblico sarebbe bellissimo. Stato a ridosso delle macchine, abbiamo preferito evitarlo, siamo comunque passati da Viterbo e così in altri alcuni paesini della Avete Toscana. Fatto radicofani, siete riusciti anche a fare radicofani? Però ti dirò che radicofani l'abbiamo fatto, ma in realtà nel momento in cui è scoppiata la bomba d'acqua la gente è veramente scappata, quindi lì proprio di pericolo di contagio non c'era, perché io stesso che amo molto radicofani ci vado anche, ho imparato a conoscerlo con la Mille Miglia, ma è uno dei posti secondo me magici d'Italia e ogni tanto ci vado, quindi ci sono passato e mi ci sono fermato, ma a un certo punto vi dico solo che rientrato in macchina nonostante la cerata ho dovuto cambiarmi, da tanto ero fradicio. Però ecco, la Mille Miglia è andata bene, la Coppa Mazzotti è andata bene, ovviamente tutte e due hanno subito una contrazione del numero di partenti, perché la Mille Miglia ha rinunciato a tutti quelli extraeuropei, perché chiaramente tra quarantene in entrata e in uscita, certo. Americani, giapponesi, australiani, sudamericani, argentini, eccetera, hanno dovuto rinunciare. La Coppa Mazzotti ha perso tutti gli olandesi il giorno prima, perché proprio il giorno prima della gara è stata imposta la quarantena per chi arrivava dall'Olanda e per chi rientrava in Olanda dall'Italia, e quindi sai che noi abbiamo tanti equipaggi olandesi, tanti amici
che ormai sono diventati amici, che al di là dal momento sportivo. Certo, assolutamente. Come tutti gli equipaggi. Infatti ti sto dicendo, è chiaro che con chi viene da tanti anni a fare Mille Miglia, Coppa Mazzotti, insomma le manifestazioni in Italia, si sviluppa inevitabilmente un rapporto personale. Poi ti devo dire, stranamente, perché sono le cose, i flussi internazionali, pensate che l'Olanda è il secondo paese dopo l'Italia come numero di iscritti, che non vuol dire di accettati, di iscritti alla Mille Miglia, più ancora della Germania, l'ha superata perché fino a qualche anno fa erano i tedeschi la Germania era il secondo paese come iscrizioni. Invece quest'anno ci sono state 120 erotte iscrizioni provenienti dall'Olanda, però se tutto viene commisurato alla dimensione del paese, vuol dire che c'è una densità di appassionati di auto e di proprietari di auto d'epoca assolutamente. Tra l'altro quest'anno, se non erro, una casa importante blasonata come la Mercedes non partecipava ufficialmente, quindi è venuta. No, più che non partecipava ufficialmente, la Mercedes per sua policy aziendale ha interdetto tutti i viaggi all'estero dei suoi dipendenti, ma non certo pensando alla Mille Miglia. Nessun dipendente Mercedes poteva uscire dalla Germania, può, perché non hanno ancora. E quindi è arrivata qualche macchina, quella dei concorrenti non tedeschi, quindi per esempio due olandesi con macchina della Mercedes sono venuti, ma gli equipaggi della casa, i tedeschi, non sono venuti. Le grandi aziende, molte multinazionali, hanno adottato questa soluzione. Erano alla finestra. E quindi mi serve anche per dare un gancio, l'abbiamo detto in tempi non sospetti, prima, durante e dopo la Mille Miglia, un plauso, come hai sottolineato tu, al vertice di Mille Miglia SRL, alla caparbietà di un personaggio come Aldo Bonomi, presidente dell'ACI di Brescia, a tutta la squadra che veramente avete fatto un Aldo lavoro. Aldo Bonomi è il presidente di Automobile Club di Brescia, mentre Franco Gussali Beretta è il presidente di Mille Miglia SRL. Hanno sempre, ancora da quando abbiamo deciso di spostare da maggio ad ottobre, ha avuto questa ferma convinzione che la Mille Miglia dovesse aiutare gli imprenditori, perché loro sono imprenditori, hanno questa mentalità imprenditoriale, per far ripartire l'Italia. Cioè, devo dirti che quando si è valutato, quando è riscoppiata un po' la pandemia ai primi di ottobre, anche il fatto delle prenotazioni, degli alberghi, i catering, cioè tutte le migliaia di persone interessate alla Mille Miglia, l'indotto delle officine. Certo. Cioè, c'era bisogno, annullare la Mille Miglia avrebbe voluto dire dare un ulteriore schiaffo a questa gente, e quindi assolutamente, come ho detto prima, nel massimo rispetto di tutte le regole, con tutte le precauzioni possibili. Per esempio a Brescia sapete che, d'accordo con le autorità, il prefetto, eccetera, non si è fatto il giro del centro storico, dove si pensava che la gente avrebbe potuto maggiormente assembrarsi, e quindi si è ritornati alla Mille Miglia. Il giro al castello, quello, prove, non neanche burri, il castello, si è subito, certo, girati come si faceva negli anni 80 e 90, poi è dal 2000 che si era cominciato a salire in castello, poi andare in centro, eccetera. E poi soprattutto come faceva la vera Mille Miglia, perché la Mille Miglia di velocità evitava il più possibile i centri abitati, quindi era una gara vera. Certo, dovendo andare in velocità, partivano andando verso Piazza Arnaldo, ma giravano subito in via Mantova, come abbiamo fatto noi quest'anno, mentre l'arrivo era in senso opposto, arrivavano da via Mantova, Piazza Arnaldo, ed entravano in Viale Venezia per avere il rettilineo, perché passavano ovviamente, come si dice in termini, alla massima velocità possibile. Infatti qualcuno si schiantava anche, ci sono le foto con tutte le balle di paglia, sulla curva per entrare da via Mantova in Viale Venezia. Anche perché non c'era ABS, non c'era tutta la tecnologia, tutta l'elettronica che supporta. Comunque, ecco, detto questo, ovviamente adesso bisogna cominciare a pensare all'anno prossimo, però il primo nostro appuntamento, che sarebbe stata la Coppa delle Alpi a gennaio,
Abbiamo preferito annullarlo anche perché coinvolgeva Svizzera ed Austria e diventava davvero complesso già solo andare a fare i roadbook, il percorso, mettere giù le prove, eccetera. Ma non sapendo come sarà la situazione a gennaio, dover trattare con due paesi stranieri diventava davvero, davvero complesso. Poi, e questo diventerà anche il problema di tutte le gare che si faranno nei primi mesi dell'anno prossimo. Vedo che molti organizzatori si stanno impegnando, gli auguro tutta la fortuna possibile, ma se vengono mantenute queste norme per cui alle 10 tutti a casa e i ristoranti non aprono la sera, la vedo dura. Diventa davvero difficile, quindi noi abbiamo preferito a malincuore, come potete immaginare, ma desistere. E così come non abbiamo potuto tenere in questi giorni, come avveniva ogni anno, tu sei sempre stato nostro ospite, l'annuale ritrovo del Club a Mille Miglia, e per noi è un grosso dispiacere anche perché insomma, i nostri soci fondatori cominciano ad avere la loro età. E anche noi, già, cominciamo ad averla noi, figurati loro. Il più giovane dei quali ha fatto la Mille Miglia del 57, che quindi 63 anni fa. Beh, no, Alfredo Coppellotti lo vediamo, è qui di Brescia, quindi lo vediamo tutti i giorni. Vari Corazza, porta bene i suoi 89 anni. Corazza e Omati, che insieme vinsero, ricordiamolo, questa è una cosa che a me colpisce sempre tantissimo, vinsero la classe 750 Turismo preparato con la Topolino nel 1955, ma a me che fa impressione è guardare il fatto che, dati alla mano, aspetta, loro vinsero alla media di 104 km all'ora, sì, ma la Topolino di velocità massima fa i 90 km all'ora, c'è qualcosa che quindi loro hanno fatto la bella, era turismo preparato, era molto preparato, ma erano anche dei veri criminali, oggi li metterebbero in galera. Questi cosa fecero? Corazza lo racconta sempre. Siccome si perdeva molto tempo, soprattutto nelle classi inferiori, nei rifornimenti, sono partiti con le taniche di benzina dentro la macchina e travasavano dalle taniche con la canna in movimento a motore acceso. Te lo lascio immaginare come sono arrivati a Brescia. Ecco, quindi... Poi dicono i fumi dell'alcol. Sì, ma però insomma, con le norme di sicurezza di oggi, figurati. Ecco. Comunque, insomma, erano sicuramente piloti d'altri tempi e guidavano in una maniera straordinaria. E ancora oggi tu vado in macchina e ogni tanto ci vado con loro che hanno dagli 89 ai 94 anni e guidano ancora molto bene. Figuriamoci come andava un certo Conte Marzotto. Ma sai, ho proprio scritto in questi giorni, così mi dai il là per parlare di un'altra cosa, che è il libro della Mille Miglia che ogni anno viene pubblicato e che sarà pronto lunedì 21, che riporta ogni anno le ricorrenze, cioè siamo nel 2020, quindi finisce per zero, quindi le Mille Miglia che finiscono per zero, il 1930, 1940 e 1950. E nel 1950 vinse proprio Giannino Marzotto la prima delle sue due Mille Miglia, perché poi la rivinse nel 1953, e devo dire che è una storia molto particolare, perché Giannino, che io ho avuto la fortuna di conoscere come presidente del Club Mille Miglia finché è stato in vita, è mancato ormai da 8 anni, nel 2012. Passa il tempo. Sì, sembra ieri. Insomma, Giannino aveva 22 anni nel 1950 e non era un pilota, era un dilettante. Oltretutto un dilettante con una certa disponibilità, perché è forse l'unico pilota privato che ha vinto la Mille Miglia, cioè comprandosi la macchina con i suoi soldi. Tutti gli altri erano piloti professionisti che correvano per la casa. Quindi pensate un po' anche a questo fatto, che questo giovane 22enne vada a Ferrari e compra una macchina. Compra una macchina perché Ferrari gliene aveva prestata una per fare una gara in salita che lui aveva vinto e si era entusiasmato, ma quella che gli consegnano non va. Torna da Ferrari arrabbiato dicendo insomma questa macchina va poco. E allora non esisteva l'ingegnere, diciamo il capo officina, anche perché le costruivano a mano ovviamente allora, convocato disse sì, beh, a un ragazzo di 22 anni dare una macchina al massimo della potenza mi sembrava eccessivo e allora l'ho un po' abbassata. Allora lui si arrabbia ma convince Ferrari che gli dice che gli darà una macchina
a posto per la mille miglia. Quindi lui ritira la macchina la notte prima della mille miglia e viene da Modena a Brescia guidando una macchina che non aveva mai guidato prima, alla quale scoprirà dopo, perché non lo sapeva, avevano tolto il motore da 2000 centimetri cubi per mettere il 2004, quindi molto più potente. E lui si presenta qua in Viale Venezia, pochi centinaia di metri da qua, in giacca e cravatta, perché come mi spiegherà doppio petto e me l'ha raccontato insomma 20 anni fa quando ci siamo conosciuti, lui riteneva di doversi sicuramente ritirare essendo inesperto e diceva non potevo mica pensare di tornare a casa in treno sporco in tuta e quindi sono partito addirittura vestito bene per poter tornare a casa in treno. Immaginatevi i piloti professionisti, c'erano fior di piloti, Bracco, Maglioli, Campari, no, Campari era già morto, siamo nel 50. Passa il tempo. Sì, è morto nel 32. Dorino Serafini, che arriverà a secondo, soprattutto Juan Manuel Fangio, che insomma forse considerato uno dei migliori piloti di tutti i tempi. Insomma, questi qua erano tutti lì, pronti a partire con le loro belle tute, e arriva questo ragazzino in doppio petto. Beh, insomma, non è difficile immaginare che sia stato ampiamente dileggiato per questa sua cosa. E tutti hanno riso un po' meno all'arrivo, perché questo qua è arrivato prima di tutti, vincendo una mille miglia in maniera del tutto inaspettata. E dissero anche che sicuramente era stata la fortuna del principiante, se non che l'ha rivinta poi nel 53, questa volta senza il doppio petto, ma siccome aveva la macchina aperta, perché quella del 50 era una berlinetta chiusa. Nel 53 invece gareggerà con la 340 aperta, e allora aveva la cravatta con sopra il maglioncino di cashmere. Cashmere va bene tutte le stagioni, d'inverno riscalda ed estate rinfresca. Poi tenete conto che era un personaggio, per esempio il giorno in cui inaugurammo questo museo dove ci troviamo adesso, io allora ero il direttore avendo partecipato al comitato scientifico che progettò il museo, e lui ci regalò alcuni reperti che sono ancora esposti qui lungo il percorso e chiese di poter venire a vedere il museo prima. Lui non voleva venire all'inaugurazione, troppa folla, vengo il giorno prima, e arrivò qui guidando un camper. Sì. Anche lì è una storia da raccontare, perché lui era titolare di tutta la catena dei Jolly Hotel. Sì, ma quella è un'altra storia. Lì cioè, la famiglia Marzotto, certo, era uno dei maggiori azionisti dei Jolly Hotel. Qui arrivò col campo e gli chiesi, ma signor Conte, perché lui familiarmente si faceva chiamare signor Conte, come mai col camper? E lui è sceso, mi ha guardato e mi ha detto, Mazzetti, ma tu sulla tua macchina te le puoi lavare le mani? No, ecco, io sì. Aveva ragione. Indubbiamente ha ragione. Poi qualche malalingua sosteneva che lui non usasse il camper per altre cose, farsi vedere, perché aveva un'amorosa in ogni città. Conte è Conte, ragazzi. Conte è Conte, quindi vabbè, insomma, comunque ordinò al maggiordomo che stava sul camper di prendere una bottiglia di Durello, che è quel prosecco, uno dei più buoni, e facemmo tutto questo percorso con lui che fumava e buttava la cenere per terra. Avevamo pulito tutto per aprire il giorno dopo, e quindi dietro la donna che puliva, e il maggiordomo con il secchiello e la bottiglia, io e lui con i due bicchieri, e guardammo il museo. La storia, vuoi sapere la storia dell'hotel? No, la storia dell'hotel lo so, ma ti dirò una cosa. Ecco perché io ti ho detto doppio petto, perché quando collaboravo con un giornale che mi dimentico, lui mi prese sotto braccio, io con un Jack Daniel e lui con un vino... Il Glen Graham. Esatto. Di solito beveva il Glen Graham. E mi disse, Tantini, le dico la verità, non è il mio doppio petto vero questo. Sì. Allora io ingenuamente andai al giornale e con loro mio capo Gianluppi disse, oh, guarda che quello là non è il doppio petto, sei sicuro? Sicurissimo, scrivilo. Non ti dico cosa venne fuori. Te lo dico io, perché... lo so, per quello che dico non ti dico dove... No, allora, la storia del doppio petto è onestamente molto molto complessa, nel senso che lui ha autenticato più di un doppio petto. C'è però da dire una cosa, che lui
faceva parte della famiglia Marzotto che produceva i tessuti. Quindi alla fine, da quello che io ho ricostruito, lui di quel doppio pet, di quell'abito lì, come tutti i signori di una volta, non ne aveva uno, ne aveva tre o quattro uguali, anche perché l'abito formale, eccetera. Quindi stanno litigando tra il museo di Bassano se è questo, se è quello. Diciamo che lui portò qui un doppio petto, anche perché ci sono le fotografie, certo. Cioè, è quello. Sì, sì, i colori sono quelli. Il taglio, i colori sono quelli. Se era sicuramente vecchio, era sicuramente usato, se fosse quello che indossava o no, perché come a te ha detto, guardi che non sono sicuro, perché poi lui amava anche fare lo spiritoso. Certo. A me ha sempre detto, boh, che ne so, ne ho lì 4-5, sarà uno di quelli lì. Quindi come un particolare, allora la camicia che c'era sotto, al doppio petto di seta, io mi ero fermato al doppio petto. Invece quella è una storia particolare, perché la seta nel dopoguerra era rarissima. E le camicie di seta, la sua in particolare, era fatta con la seta dei paracadute, dei paracadutisti americani. Questo lo sapevo. Sai cosa è? Purtroppo... Dovremmo chiudere magari. Bravo. No, il problema è che se tu fossi arrivato prima avrei dedicato tutta la puntata, perché è bello scoprire cosa c'è dietro a quello che la gente vede sfrecciare le macchine, ma che cosa c'è dietro? La storia, gli episodi, l'umanità vera, che come hai detto tu prima giustamente Paolo, questi erano vera, oltre che essere bravissimi come piloti, erano degli uomini veri che hanno fatto la storia dell'Italia. Mi dispiace chiudere qui, però è come quando tu vai a pranzare con una bella donna, quando arriva il momento clou, grazie, arrivederci, io ti ringrazio, non sei una bella donna, ho e non ti do quello che vorresti da esatto. Una bella donna. Ti aspetto nella prossima edizione 2021, non so dove saremo, se ci saremo, io spero di sì, perché questo è veramente quello che la gente vuole sentire, al di là di quello che andrete a leggere da lunedì sul libro curato da Paolo Mazzetti, ormai storico, molti altri pseudo giornalisti fanno dei libri, ma dimenticatevi, guardate quello che fa Paolo Mazzetti. L'appuntamento, e con questo mi sono fatto altri amici, grazie Paolo di essere venuto. Grazie a te e un augurio a tutti, che il nuovo anno vi porti ciò che volete. Notte. Nanni Nember, dal 1967, punto di riferimento a Brescia e provincia nel mondo delle quattro ruote. Una grande storia, fatta di passione, dedizione, professionalità e competenza per i marchi BMW e Mini. Non una semplice concessionaria, bensì un fornitore di servizi di mobilità a 360 gradi. You drive electric? What do
What do you mean I drive a Mercedes? Nuova EQC. Enjoy Electric. Scoprila negli showroom EQ Mercedes-Benz.